Daniele Saia, primo cittadino del comune di Agnone. Che emozione è stata per voi dell'amministrazione ospitare ancora una volta una manifestazione così importante come questa, appunto la Gran Fondo Atene del Sannio? È particolarmente emozionante perché dopo 3 edizioni quest'anno crediamo di aver messo a punto tutto in modo perfetto, anche le condizioni climatiche oggi ci accompagnano, e quindi è un motivo di soddisfazione per tutte le persone che hanno lavorato e per tutti i volontari che in questi anni hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, che per noi è un obiettivo intermedio. Puntiamo ancora a crescere e speriamo che diventi una manifestazione di riferimento come la manifestazione MTB di Spoleto. Come è stato detto in conferenza stampa, l'obiettivo appunto è quello di arrivare almeno al 5º anno. Quest'anno siamo alla 3ª edizione e rappresenta sicuramente un punto di svolta, perché quest'anno la gara entrerà a far parte proprio del circuito sulle orme dei Sanniti, quindi una manifestazione importantissima sotto tutti i punti di vista. Sì, assolutamente. Proprio per far crescere la manifestazione abbiamo deciso di aderire con la SD Cycling di Campobasso, che è poi il partner principale per l'organizzazione di questa manifestazione, per far crescere la manifestazione e farla affermare a livello nazionale. Le persone che negli scorsi anni sono venute a percorrere questo circuito sono rimaste molto soddisfatte e entusiasmate dal percorso, che ha delle difficoltà importanti e quindi che appassiona anche gli appassionati del ciclismo. Quindi siamo convinti che la strada è quella giusta e quindi i numeri cresceranno sicuramente. Sicuramente cresceranno tutti i numeri, la manifestazione è ovviamente organizzata benissimo, sicuramente crescerà negli anni prossimi anni. Il comune di Agnone si presta benissimo a manifestazioni di questo tipo, che presentano appunto percorsi di salite, discese e di single track. Sì, assolutamente, proprio per queste motivazioni, oltre a quello, al circuito agonistico, su questo stesso circuito vorremmo fare dei percorsi turistici, perché vogliamo rendere questo percorso stabile durante tutto l'anno, proprio perché lo sport, il ciclismo, le podistiche, le corse devono essere un elemento trainante per portare le persone a visitare il nostro paese. Allo sport poi possiamo abbinare anche la cultura con le grandi cose che Agnone riesce a offrire ai visitatori che ci vengono a trovare. Qual è l'impegno dell'amministrazione comunale proprio nell'ambito sportivo, anche a livello di nuovi impianti, progetti per il futuro? Beh, noi adesso abbiamo iniziato la ricostruzione del palazzetto dello sport, inizieremo l'efficientamento energetico della piscina, stiamo prestando attenzione ai campi da tennis e da calcetto, riteniamo che lo sport sia uno dei motori principali che muove l'economia e quindi puntiamo molto su questo asset, quindi tutte le occasioni che ci capiteranno per intraprendere nuovi percorsi e ammodernare l'esistente noi li faremo di certo. Raffaele Fallone, presidente della Molise Cycling Team, proprio l'associazione che ha organizzato in collaborazione con il comune di Agnone la Gran Fondo Atene del Sannio. Quanto è stato difficile organizzare questa competizione, che quest'anno proprio rappresenta un punto di svolta? Sì, diciamo che questa è la 3ª edizione, quindi per noi è la prova del 9, visto le 2 precedenti, le quali diciamo abbiamo già potuto fare esperienza. La difficoltà è sempre l'impegno, soprattutto è sempre molto elevato, perché sono manifestazioni che richiedono non solo un'organizzazione molto precisa, ma anche l'aiuto di diverse persone. Devo dire che l'amministrazione di Agnone, il comune di Agnone, i cittadini di Agnone, questi 3 anni ci hanno dato una grandissima mano, e la riprova del successo e dell'impegno ci viene ripagato oggi con una presenza veramente massiccia di atleti. Sì, ecco, mi collego proprio a questo. Quest'anno in gara tantissimi atleti provenienti non solo dal Molise ma anche dall'Abruzzo e tantissimi anche dalla Puglia. È una manifestazione, quindi una competizione che continua a crescere negli anni. Dando uno sguardo proprio al futuro, quali sono i vostri obiettivi a livello proprio di organizzazione? Allora, siamo partiti il primo anno con un numero di partecipanti molto più basso rispetto ad oggi. Alla 3ª edizione stiamo vedendo che man mano riusciamo a rendere questa manifestazione interessante anche atleti provenienti dalle altre regioni limitrofe, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, ma quest'anno addirittura abbiamo degli atleti che vengono dalle Marche. Il nostro obiettivo è quello di crescere negli anni ed è chiaramente qualcosa che va
richiede del tempo, però con l'organizzazione che adesso stiamo già implementando dopo 3 anni, penso che sia un obiettivo abbastanza possibile quello di raddoppiare il numero di presenze a breve nelle prossime edizioni. Questa è una gara che quest'anno ha aggiunto un tassello in più, perché la gara entrerà a far parte proprio del circuito sulle orme dei Sanniti. Che cosa significa per voi? Allora, per noi significa tanto perché comunque è un circuito nel quale sono presenti gare organizzate da altre associazioni, soprattutto abruzzesi, che hanno già una storia decennale alle spalle. Quindi essere entrati in questo circuito per noi non solo è un motivo d'orgoglio, ma ci consente di ottenere ancora più visibilità e partecipazione anche di atleti. Maurizio Giaccio, organizzatore proprio di questa competizione, che cosa significa per voi portare avanti un evento così importante che porta soprattutto qui ad Agnone tantissimi atleti anche di fuori regione? Ma per me è una cosa importantissima, anche perché Agnone ha bisogno di questo per poter crescere e farsi conoscere dalla gente, e oggi abbiamo visto che sono venuti anche da fuori regione. È dura un pochettino prepararla, gestirla, ma sono fortunato perché ho tanti amici che hanno veramente grande voglia, mi accompagnano un po' dappertutto e stiamo creando una vera famiglia con la società di Campobasso. Ed è veramente stupendo. Tutto questo devo dire che con l'aiuto grandissimo dal comune, non mettendoci i bastoni fra le ruote, ma soprattutto perché il sindaco vuole cose del genere, la cosa sta crescendo ogni anno. Per il comune di Agnone sicuramente manifestazioni di questo tipo sono sicuramente positive, perché portano qui tantissime persone, quindi anche a livello di promozione di territorio è un fattore sicuramente molto importante. Quest'anno una gara difficile per gli atleti, 46 km, un percorso che si snoda proprio lungo 46 km di percorso e un dislivello molto alto, 1500 metri di dislivello. Sì, esatto, infatti è duretta, ma maggiormente per il caldo. Soffriranno, purtroppo ci sono dei punti dove è scoperto completamente e secondo me arriveranno anche su calorie di 32-33 gradi. Questo fa la differenza sulle gambe, sul fisico, su tutto. Speriamo bene, dai, speriamo che si divertano. Comunque abbiamo messo dei rinfreschi lungo il tragitto, docce, ristori. Abbiamo cercato di dare il massimo e speriamo di esserci riusciti. Quindi sicuramente organizzata nel migliore dei modi e con tutte le attenzioni. Per i prossimi anni, siccome si punta proprio, come avete detto anche in conferenza stampa, ad arrivare al quinto anno, il Molise si presterà ad altre gare, competizioni di questo tipo, di questo calibro? Ma io penso di sì, perché a differenza purtroppo dal calcio, sta crescendo anche questo settore qua. E la cosa mi fa immensamente piacere, perché effettivamente c'è movimento, rinasce un paese, cresce, c'è gioia di vederli, di sentirli tutti, insomma. Giovanni Labbate, coordinatore di tutto l'evento della Molise Cycling Team, che cosa significa portare ad Agnone un evento così grande? Ma diciamo, questa è la terza edizione e abbiamo avuto una bella partecipazione di atleti, circa 180 atleti provenienti da tutte le regioni. Allora, questa è un'idea che è nata 3 anni fa e insieme all'amministrazione comunale abbiamo coinvolto la Molise, una società ciclistica di Campobasso, la Molise Cycling, ed è nato questo connubio, insomma. Lei è stato da sempre impegnato nell'ambito sportivo? Diciamo sì, Agnone prima c'era anche l'Atletica Agnone, abbiamo fatto il trofeo Città di Agnone e la Valle del Sole di Villa Canale. Comunque per organizzare una manifestazione di queste sono necessarie 3 cose. Uno, un gruppo di volontari che parte già un mese prima per la ripulitura di tutti i sentieri. Due, il mondo imprenditoriale di Agnone e non di Agnone, diciamo del Molise, che con le loro sponsorizzazioni
ci hanno aiutato a far crescere l'evento. E il terzo, non meno importante, è il terzo settore, le cooperative sociali, Casa Famiglia, comitati di quartiere, Cooperativa Sirio, la Fidas, l'Aido, eccetera. Quindi è stato un connubio, mettendo insieme queste tre cose esce questo bel risultato. Ecco, sì, Agnone proprio si presta benissimo a questi eventi, a eventi di questo tipo, ma anche e soprattutto a tutti i cittadini di Agnone che collaborano, che si attivano proprio per portare avanti manifestazioni grandi come questa. Sì, basti pensare che mobilitiamo una quarantina di volontari sul territorio, a presidiare il territorio durante il passaggio della corsa. Come dicevo, si è creato un bel connubio con tutta la popolazione e con tutto, diciamo, il mondo produttivo e sociale di Agnone. Franco Marcovecchio, assessore proprio allo sport, un evento di questa portata qui ad Agnone richiede soprattutto un grande impegno, oltre che a una grande forza di volontà e a un lavoro perfettamente sinergico con tutti gli altri componenti della Molise Cycling. Sì, l'impegno sicuramente, il maggiore impegno è stato quello dell'associazione di Campobasso, la Cicli di Campobasso, però c'è stata la collaborazione anche del gruppo di Agnone e quindi è a loro che va il maggiore ringraziamento. Chiaramente il nostro supporto da parte del Comune è stato fondamentale anche per dare un po', come dire, un'accoglienza sia alla gente che poi è venuta a questa manifestazione e anche dal punto di vista del patrocinio è un piccolo contributo proprio per incentivare queste iniziative che sono fondamentali per il nostro territorio. Esatto, sì, perché eventi di questo tipo portano proprio in Molise tantissime persone, quindi è importante proprio per la promozione soprattutto dei paesi dell'Alto Molise. Esatto, ha detto bene, il trinomio sport, ambiente e salute in questo caso, perché rientrano tutti, e turismo, abbinato al turismo, sono i fattori trascinanti che poi danno importanza anche a queste manifestazioni in questi paesi in più piccoli, e quindi bisogna creare comunque un'attrazione sia agli organizzatori e sia alla gente che viene da fuori, perché è fondamentale appunto per portare un poco di gente in questi paesi interni, in queste località interne, perché come sappiamo tutti fare turismo nelle località magari marine è molto più facile rispetto a questi paesi di montagna. Noi ci proviamo sempre, io come assessore allo sport, oltre al ciclismo chiaramente teniamo molto anche con il calcio, tennis, pallavolo, quindi facciamo tutta una serie di iniziative e cerchiamo di portare in Agnone un po' di gente proprio per fare rivivere soprattutto nel weekend questi piccoli centri. Italo Paglione, vicepresidente della Molise Cycling Team. Una gara impegnativa quest'anno per la sua terza edizione, che rappresenta comunque un punto di svolta, 1500 metri di dislivello, un percorso che si snoda lungo 46 km. Sì, intanto voglio dire che siamo contentissimi del risultato degli iscritti. Abbiamo superato le 150 unità, quindi sono 158 persone, atleti che vengono un po' da tutte le regioni limitrofe, quindi Lazio, Abruzzo, anche dalla Campania, dalla Puglia. Siamo contenti proprio perché siamo riusciti a portare il messaggio fuori dalla nostra regione. È la terza edizione, il percorso è tosto, ma d'altronde è un po' tutto il territorio molisano che si presta ad avere dei sentieri bellissimi, single track, salite molto dure. 1700 metri di dislivello non sono uno scherzo, ma sono atleti che si preparano comunque tutto l'anno. Mi ricollego a quello che hai detto poco fa, ossia che queste manifestazioni portano ad Agnone proprio tantissime persone. Questo è molto importante soprattutto per il turismo e per la promozione del territorio, perché molto spesso le persone non conoscono tutta la bellezza che c'è qui in Alto Molise. Hai detto benissimo, la nostra mission è quella di promuovere il territorio. Il Molise è una piccola regione, noi l'amiamo e vogliamo far sì che appunto tante persone vengano qui a conoscere i territori. Possiamo offrire tanto e sicuramente una manifestazione sportiva è un veicolo molto interessante per farla conoscere.
perché poi diciamo chi viene qui viene magari dal giorno prima, quindi può chiaramente, ecco, nel caso di Agnone, fare un giro del centro storico, visitare la fonderia Marinelli, visitare tutto l'Alto Molise, quindi Occa Pracotta, Carovigli, insomma ce n'è per tutti i gusti. Invece su tutto il territorio molisano, proprio diciamo il vostro progetto, i vostri obiettivi futuri quali sono? Guarda, noi siamo una società molto giovane, siamo nati da 3 anni, contiamo circa 60 associati dislocati appunto in tutto il territorio molisano. Abbiamo chiaramente associati qui ad Agnone che poi sono anche diciamo quelli che hanno lavorato tantissimo per la realizzazione di questa gara, ma abbiamo anche associati in Basso Molise, molti sono chiaramente a Campobasso. E il nostro obiettivo è sempre quello di creare nel breve termine una scuola per ragazzi, e questo è il nostro sogno, speriamo di riuscirci presto.